Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale, benvenuti se è la prima volta. Di cosa parliamo oggi? Come avete visto dal titolo, City Skyline, faremo due video concatenati, prima parte e seconda parte. Vi lascerò questo, il primo. E di cosa parliamo? Parliamo chiaramente della creazione di City Skyline su PlayStation 4, PlayStation 5 o su Xbox, perché comunque la versione console è molto simile su entrambi i due pianeti. Gioco per gli amanti del vecchio SimCity, se avete qualche anno, oppure comunque amate il simulatore di città, questo è veramente speciale. Partiremo da zero, sul canale trovate già delle altre guide, ma andiamo subito, poche chiacchiere come dico sempre, a vedere il gioco assieme. Mi raccomando, come dico sempre ragazzi, registratevi il canale e pollice alzato. Bene, allora eccoci qui nel nostro bellissimo City Skyline. Io sto giocando su PS5, comunque la versione PS4 è molto simile a quella per Xbox. Come sempre dico, no console war, e per non avere no console war, se proprio siete così fanatici, compratevele tutte e due. Ma torniamo al nostro gioco. Allora, primo punto, avete visto, ho messo giù un pezzo di strada, perché questo è normale nel gioco, a caso mettetelo, consiglio, perché vi sblocca alcune parti di strada in più, poi lo andremo a cancellare. Allora, cosa che ho imparato in questo periodo qui che ho giocato a City Skyline, di preparare quello che stiamo vedendo adesso, un pezzo di autostrada. Quindi non faccio come fanno in tanti all'inizio, quando si inizia a giocare, a preparare degli incroci subito, ma preparerò qualcosa che è un'autostrada che mi va a occupare tutta la mappa e mi servirà di servizio per i vari settori della città, quindi per le città, per le industrie, per i negozi, per tutto. Chi gioca a Skyline da un po' sa benissimo che, come in SimCity, che è un vecchissimo gioco perché ha iniziato a giocare sul PC, sul 386 o sull'Amiga quando c'erano le primissime versioni, questa è una bellissima versione, upgrade, remaster, chiamata come volete. Si parte da lì e oggi chiaramente siamo nel 2024, abbiamo una grafica che supporta questo gioco meraviglioso. Su console abbiamo ancora soltanto la prima versione, si parla della City Skyline 2 solo su PC per il momento, pare che sia stato rimandato, arriverà più avanti la versione anche per console. Allora, come vedete, cosa faccio? Mi costruisco l'autostrada e poi inizio a fare una parte di strada a doppia corsia di servizio sopraelevata sopra la mia autostrada, e qua andremo poi a costruire i nostri pezzi di città. Quindi cosa faccio? La estendo un pochino e ecco qua che abbiamo la nostra autostrada che entra dentro una mappa in grande stile, come vedete, non quindi il solito pezzettino, poi classico incrocio, la rotonda come tantissime persone fanno, ma chi va avanti un po' nel gioco poi si renderà conto che sì, funziona, è una bella cosa, ma andando avanti poi potrete vedere tutti chi ha giocato, chi gioca, chi ha voglia di iniziare a giocare magari dopo il video. Mi raccomando, come ho già detto, registratevi al canale, lasciate un bel like, mi raccomando. Vi troverete poi che sì, funziona all'inizio, ma quando gli abitanti inizieranno ad aumentare un po', quindi dopo almeno un'ora di gioco, qui faremo, come ho detto, due puntate, prima e seconda parte la divido in due, così vediamo un attimino dove si può arrivare a un certo punto, e chi magari è già andato avanti e vedrà i vari servizi come cambiano e come si evolve tutto, e dopo un po' la rotonda non basta. Allora, seconda cosa, avete visto, ho preso Direction, quindi ripasso tutte le corsie singole dell'autostrada, vedete che cambiano le freccette, e quindi avrò corsia che va in su e la corsia che viene in giù o a nord e a sud, girata come volete. Tanto per capirci, così abbiamo la nostra autostrada, vedete che entra nella nostra mappa e già arriva in centro. Questa cercheremo di estenderla fino a sud man mano che andrò avanti con la costruzione. Chiaramente non ho lasciato la mappa aperta libera, ma ho lasciato i vari step, che così il giochino un attimino ha un po' più di senso, perché potete scegliere all'inizio se volete già tutto libero gioco oppure tenervi le classiche parti che si sbloccano man mano che state giocando. In questo caso qui chiaramente, come vedete, partite da zero. Se avete domande, ragazzi, chiedete nei commenti, non fatevi problemi, rispondo a tutti. Quindi, allora, adesso iniziamo a fare le intersezioni per rientrare sulla nostra autostrada dalla strada a doppia corsia. Quindi vedete, ho preso sia dei pezzi, prendendo premuto, scusate, il triangolo e la Y vi dà le opzioni, come state vedendo che faccio nel video, per fare anche le parti curve. Non sono facilissime, come vedete vi ho lasciato tutto senza fare dei cut le varie parti, poi riprendo il pezzo dritto, così ho un pezzo in curva e mi aggancio e faccio il raccordo autostradale per
immetterci dalla strada doppia corsia che andrà a servizio della città completa alla nostra autostrada, come un po' nella realtà abbiamo, si chiamano raccordi autostradali, quelli che dal casello ci immettono in autostrada, tanto per capirci. Ecco qua un altro pezzo in curva, io non sono riuscito a fare questa parte qui, sto pian piano migliorando come tutti. Forse un maestro, o volevo fare il furbone come fanno tanti altri che sono i maestri dei videogiochi, avrei giocato 10 ore per imparare magari a fare le curve perfette e poi vi verrei tirato fuori la magia. Invece no, vi faccio vedere nella realtà poi com'è che è il gioco. Comunque, vedete, questa è venuta male, la cancelliamo, quindi terremo il tasto B e poi confermo sulla parte delle minare e ecco qua. Vedete, si fa un po' fatica a tenere le due curve. Io di solito adesso, ultimamente, sto soltanto facendo una parte di curva, un pezzo di rettilineo. Comunque è già un po' più accettabile rispetto a quello che è avere proprio gli spigoli vivi. Comunque, ecco qua. Così abbiamo una strada che va in su e una che va in giù, quindi una a nord e una a sud. Vediamo un po' più in italiano corretto, che serve alla nostra autostrada. Allora, adesso iniziamo in questa strada qua, che è classica, che abbiamo normale. Inizieremo a fare le varie appendici di servizio delle nostre città. Io parto come tutti chiaramente a mettere la parte residenziale. Il gioco, come vedete sotto in basso a sinistra, è in pausa. Adesso ho tolto un paio di cose all'interno e mettiamo la prima zona residenziale, quindi la nostra zona verde delle case. Allora, pian piano si sbloccheranno le varie cose. Altra cosa importantissima da fare: cerchiamo di stare sul green perché avete meno inquinamento, quindi andate a mettere subito una pala eolica e tirate subito un pezzettino, non c'è bisogno di fare chissà cosa. Vedete, se state vicino all'acqua con la prima costruzione delle case, un altro dei consigli che vi do è appunto di stare vicini per fare pochi pali della corrente, risparmiate soldi. Poi mettiamo una parte relativa all'acqua perché serve acqua e luce per iniziare le costruzioni. E qua andremo a mettere la prima pompa per aspirare l'acqua. Attenzione, che ho già spiegato, trovate sul canale, come ho detto nelle guide, guardate il senso dell'acqua per capire, perché quando pescate l'acqua, se andate nel verso opposto della corrente, vi troverete poi nello scarico della fognatura che vi pesca la fogna e moriranno tutti gli abitanti. Quindi molta attenzione a queste due cose. Quindi, per chi è che sta guardando la guida da super principiante, prima cosa, quindi case, luce e pompa dell'acqua, e poi ci vuole anche la fognatura. Sono le prime cose da fare. Invece, se questa guida è un po' rivolta magari a chi gioca da un po', facciamo una guida un po' mista, quindi per chi, vedete, deve partire, quindi potrete già prendere qualche spunto da chi come me ha già giocato un po' di ore, e magari per chi invece ha giocato una decina di ore e vedere qualche consiglio, come anch'io a volte vado a prendere spunto sui canali di altre persone per i giochi, spero possa esservi utile questa guida per migliorare magari la vostra città, perché chiaramente se si vuole andare avanti, arrivare al terzo o quarto livello, quindi passare a 3 o 4 milestone, che vuol dire gli step successivi degli abitanti, per tanti abitanti bisogna poi stare attenti, come era nel vecchio Sin City che abbiamo già accennato all'inizio della puntata, stare un attimino più attenti. Allora, ecco qua, vedete che avendo messo la pompa di scarico in fondo con la sua pala eolica vicino, mi aiuta già ad avere le fonti di energia senza dover tirare una valanga di tralicci, e rimanendo punto sul discorso iniziale, pale eoliche perché vi creeranno meno inquinamento nella città. Mettiamo una zona industriale, invece di usare il fill sempre con la Y o il triangolo, se giocate su PlayStation o su Xbox, seleziona una parte più piccola per la parte commerciale dei negozi, quindi servizi commerciali legati alla città, e lì mi inizierà a preparare non solo le case ma anche i negozi, che adesso pian piano andremo a vedere. Iniziamo a creare la seconda parte di strade di servizio interne e chiaramente vado a mettere anche qua un bel pezzo di residenziale. Rimetto il fill, vedete, così almeno non tribulo. Il select serve in alcune zone per andare un po' più sul dettaglio, ragazzi, quindi con la Y o il triangolo, ripeto, su Xbox o PlayStation, andate veramente a definire le parti delle zone che volete andare a riempire. Adesso qui, parlando con voi per fare la live e registrare, vabbè, sono andato un po' più veloce, tolgo col de zone le parti che avevo sconfinato, vedete, quindi tolgo le zone, ecco qua, che pian piano la nostra città si sta formando. Allora,
Se avete domande, l'ho già detto prima, chiedete, rispondiamo sempre a tutti. E iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, importantissimo, pollice alzato, sempre lasciate un bel like che non costa niente e a me vuol dire che il video un po' vi è piaciuto. Grazie chi farà questa cosa. Allora, adesso iniziamo la parte industriale, ragazzi, vedete, quindi ora, come avete visto nella costruzione, la mia parte di autostrada, che pian piano adesso può sembrare un po' eccessiva, ma vi assicuro che anche quando avete raggiunto mezzo milione in dollari e 10.000 abitanti, avrete veramente pochissimi problemi di traffico. Allora, ecco qua che tiriamo, in questo caso qua, perché siamo dalla parte opposta alla mia prima linea di elettricità d'alta tensione con i 13, però fino adesso, se avete visto, abbiamo già fatto due zone completamente lontane e sto tirando per la prima volta fuori zona, fuori dal campo di lavoro, soltanto l'elettricità e i tubi dell'acqua. Se avessi fatto una struttura magari centrale partendo dall'esterno, perché molto spesso nelle mappe, per chi ha già giocato o comunque deve iniziare a giocare, troverete l'acqua solo da una parte, cercate di ottimizzare un attimino quando partite, soltanto esperienze, né più né meno, non è che ce ne sarei mai, guardate un attimino la piantina, cercate di stare vicino per la prima parte della residenziale all'acqua, forse un po' più facile. Eccoci qua, allora andiamo nel nostro budget, iniziamo ad abbassare su intorno al 90%, 87% più o meno, le cifre sono quelle lì, le strade, la corrente e l'acqua. Per questo che cos'è? Il business, che cosa vuol dire? Cioè curare un attimino sia col giorno e la notte, col triangolo vedete, o con la Y se giocate su Xbox, cambiate giorno e notte, sono andato a impostare le percentuali di costo, perché comunque avere le strade, fornire l'acqua e l'elettricità nella città ha un costo che influisce poi sui nostri soldi che abbiamo a disposizione. Allora, ecco qua che nasce la prima zona industriale, guardate che bella, io dico sempre bellissimo se amate questo tipo di giochi. Certo, Cities Skyline 2 è meraviglioso, questo è soltanto il primo, però ci sono degli upgrade sia per PS5 che Xbox Series X, o comunque funzionano ancora sulla One e su PS4, meravigliosi, che comunque gratuitamente, senza abbonamento, senza niente, vi danno l'aggiornamento. Ecco qua, allora, altra cosa importante, se andate con la Y a vedere il sito info, vedete che c'è la parte verde che poi andremo a sviluppare e dove andremo noi a costruire la fattoria e magari poi una industria di segheria, scusate, praticamente è sempre la parte industriale legata alla lavorazione del legno, chiaramente. Allora, qui togliamo qualche pianta, e se avete qualche domanda, come vi ho già scritto più volte sul video, chiedete, magari se vado troppo veloce, mi dispiace, però già un video lunghissimo che, come ho detto, dividerò in due parti, ma spero di trattare un bel po' di argomenti e magari prendete spunto. Se avete anche consigli, datemi dei consigli, sono sempre ben accetti, perché comunque non sono un mago, ma siamo qua tutti per imparare e migliorare nel gioco, e se sei appassionato di siti Skyline, sai bene di cosa parlo. Guardate che bello che è vedere le parti della città in costruzione, le macchine che passano. Anche adesso siamo a velocità tripla, quindi chiaro, sembra tutto velocissimo. Guardate le persone, sembra che stanno correndo. Dai, ho rallentato un attimino la velocità, così ci possiamo gustare un attimino com'è la città e i vari abitanti. Pian piano prende forma. Vedete che comunque anche la parte grafica delle piante, si vedono le foglie sulle piante, tutto, i dettagli sono abbastanza curati. Insomma, parliamo di una versione per PS4 e One, che oggi ha l'upgrade gratuito, ripeto, se avete Xbox Series X o PlayStation 5, quindi. Allora, vi ho fatto un piccolissimo taglio, perché sennò dovrei fare un video enorme, perché la partita è veramente lunga. Allora, iniziamo ad aggiungere qualche parte commerciale, perché vedete in basso, tenete sempre conto che, ripeto, il video sia per principianti che per giocatori intermedi, non sicuramente professionisti, se no non troverete magari niente di particolare in questo video. Quindi primi due livelli di gioco, anche ad arrivare a buon punto, e prendete spunto. Allora, in basso a destra per i principianti tenete sempre d'occhio quelle barre, sono le barre di richiesta, quindi quel grafico piccolo in basso a destra di fianco 368, dove c'è la parte verde, azzurra e arancione, è la zona di richiesta. Richiesta cosa vuol dire? Se esce un po' di rosso come adesso, che è circa metà, io adesso sto facendo le case, è richiesta moltissima industria, ma anche abitazioni, e la parte azzurra la parte dei negozi, quindi dobbiamo andare a zonare, fare le zone con i colori in base alla richiesta, perché seguiamo le richieste vedrete che tutto aumenterà gradualmente, se no
sarà molto più complicato. Allora andiamo alla nostra zona industriale, perché come ho detto c'è una richiesta folle in questo momento, quasi il 70% ci ho dormito sopra, tanto che parlavo con voi per avere le industrie. Ecco qua che andiamo a fare la nostra zona industriale, ad ampliarla, quindi torno qua, zona gialla, prendo il fill con la Y o col triangolo, così me la riempi in automatico e andiamo a curare, perché ve l'ho detto subito all'inizio, di aggiungere subito i tubi dell'acqua. Ok, quindi deve sempre avere almeno la copertura dell'acqua. La corrente potete verificarla con la Y nelle info, oppure man mano che aprite le varie pale eoliche o qualsiasi fonte che avete deciso di utilizzare, vi fa anche vedere quanto avete in tempo reale. Adesso poi lo vediamo assieme. Ecco qua che le fabbriche pian piano crescono, bellissime, direi di sì. Guardate che belle, bello vedere i punteggi che salgono e poi tac 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 piano piano va giù, e eccoci qua, stanno facendo una zona industriale. Eccoci qui, 420 abitanti, ci fornisce in più la parte del garbage, che vuol dire per fare le discariche, e se andiamo in economy adesso abbiamo a disposizione le tasse. Allora le tasse impostiamo tutte al 12% per quello che possiamo in questo momento qua, perché è la prima fase del gioco, il primo milestone a 420 abitanti. Allora mettiamo, come visto, tutto al 12%. Adesso torniamo sul nostro budget, abbassiamo le percentuali un pochino per quanto riguarda, vedete, dei vari settori, quindi scuola, ospedali e immondizia. Così cerchiamo di tenere un pochino a bada i costi. Non scendete molto, perché è un errore che avevo fatto io all'inizio delle primissime partite, poi vi creerà dei grossi problemi. Ecco qua che inizia a mancare la corrente. Cosa succede? I fulmini sulle case. Allora, visto che è una guida per principianti e semi professionisti, andiamo a spiegare anche un po' i principianti. Andiamo qua, ho preso un'altra pale eolica, vedete che in basso vi dà anche 8 MW, vuol dire che la produzione di corrente, cerco di stare il più vicino possibile all'altra, vedete che appena la posizionate, se lasciate il gioco in movimento, vi parte. E pian piano i vostri fulmini, che vuol dire che lì manca la corrente nelle case, sono stati tolti in automatico dal gioco, perché abbiamo dato una fornitura di corrente sufficiente. Ecco qua che abbiamo fatto la nostra zona, quelle prime 4 zone residenziali, adesso aggiungo la quinta. Eccoci qua, le parti blu che vedete di fianco sono quelle dei negozi, come ho detto prima. Allora, come dico sempre, chiedete se avete domande o altro, anche suggerimenti, nei commenti di YouTube, e dico sempre, ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. L'ho già detto, ma portate pazienza, visto che il video è gratuito. Allora, eccoci qui, abbiamo la nostra autostrada che arriva fin qui, vicino alle case, e la nostra strada a doppio senso di marcia, che andrà a servirmi poi un po' tutta la pianta della la nostra zona, la nostra area a disposizione, così avrò due servizi principali. Non sottovalutiamo questa cosa. Qui entro nella parte anche per chi è che ha giocato già un po' di ore e sa bene che poi nel tempo, quando abbiamo tanti abitanti, non 400 ma magari 4000 o 10000, il problema traffico è veramente una cosa importante. Quindi cosa faccio adesso? Vedete, ho scelto la strada, poi premo muto Y o triangolo secondo se giocate su Xbox o PlayStation, e ho fatto l'upgrade, perché quindi cliccando, vedete, sulla parte della strada già costruita, vedete, c'è upgrade o straight. Straight vuol dire che va costruito strada dritta normale. Upgrade, avete visto, cambio la strada che avevo già inserito e metto quella maggiore, quindi scelgo magari la strada da una corsia, da due corsie a quattro corsie, con l'upgrade mi trasforma la strada qua sotto. Vado ad aggiungere l'acqua perché vedo che gli manca, quindi tubature, e vado a coprirmi tutta la mia zona, vedete, pian piano la copro, così pian piano vanno via anche le icone dell'acqua, quindi escono le icone del flash quando mi manca la corrente, non avete abbastanza, la goccia d'acqua, perché gli mancano i tubi dell'acqua. Tornando al discorso sui professionisti, allora sapete bene, visto che guide legate sia chi deve iniziare, chi invece ha giocato un bel po' di ore, come posso essere io, le strade sono veramente importanti, perché se fate una partita potete salvare, schiacciando tasto opzioni vi fa fare un salvataggio dove volete voi, oltre a salvare in automatico, andando avanti chiaramente è un problema. Adesso andiamo a mettere l'immondizia, ecco qua, mettiamo la prima zona della legata garbage all'immondizia, quindi raccolte, differenziata dall'area di raccolta dell'immondizia, eccolo qua che vedete che adesso usciranno i primi camion, eccoli qua.
Chiaramente autostrade, immondizie, queste cose e inquinamento sono cose da tenere molto a bada. Infatti, come vedete, questo tipo di struttura di area che sto facendo, se avete ben notato, abbiamo tenuto a sinistra le case, l'autostrada in mezzo, che è una grandissima divisione, vedrete poi anche nella seconda puntata che andrò a registrare, che andremo su con il numero di abitanti. Una bella divisione, qui qua che i camion dell'immondizia corrono a pulire le prime case e tenere ben distanti città e industria. Un po' come facevamo su SimCity. Dai, chi è che giocava su Amiga o sul 386? Lasciatemi un bel commento e fatemi sapere, ragazzi, perché si arriva da lì. Ecco qua che le icone dell'immondizia pian piano, vedete, spariscono perché è passato il nostro bel camion dell'immondizia e farà il giro della città in automatico. Questo legato chi è che sta iniziando a giocare per la prima volta, una volta che avete messo il servizio dell'immondizia. Allora, adesso abbiamo educazione. Allora, scuole, cosa importantissima, mettere le scuole, ragazzi. Vedete che escono, sono tutti contenti i nostri abitanti, perché andando avanti poi ci vorrà il discorso dell'istruzione e degli ospedali. Istruzione, perché più i nostri cittadini vanno a scuola, come nella realtà impareranno poi a lavorare, perché più avanti vi sblocca anche la zona uffici, e quindi ci saranno le scuole elementari e le high school, quindi scuole superiori. Dovete guardare un attimino quello che è, vedete che sto aggiungendo, scusate un attimo, la corrente, e ho aggiunto per il momento solo le scuole, non l'ospedale, perché facendo una partita non libera, ma facendo proprio vedere cosa succede un attimino, come vengono utilizzati i soldi e come me li sto muovendo. Adesso mi manca 6.000, vedete che è la richiesta per arrivare a 5.006, ma vedete che va su piano piano. Appena ho 6.000 metterò l'altra pala eolica, così vado a colmare il gap della corrente che adesso pian piano sparisce. Allora, quello che vi stavo dicendo: strade, immondizia, cose da curare. Perché? Perché finché siete 700.000 abitanti si gioca abbastanza liberamente, quando arrivate a 3.000, 5.000, 10.000 abitanti o 20.000 abitanti, questi due aspetti veramente iniziano a creare dei problemi pesanti nel gioco, e come in tutti i giochi potreste perdere la partita. Qua come si perde? Finiti i soldi, non riuscite più a muovermi, o c'è troppo inquinamento, e cosa può succedere? Si ammalano gli abitanti, quando muoiono tutti il gioco avete perso, è come perderlo in Super Mario o su Call of Duty, qualsiasi altro tipo di gioco che vi piace. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e se avete domande o altro chiedete. Io pian piano vado avanti a costruire la zona residenziale. Allora, eccoci qui, il secondo piccolo taglio. Allora, così intanto sono andato avanti un pochino, ho saltato un 10 minuti di gioco per portarmi un attimino avanti, ho soltanto aggiunto, come vedete, qualche casa in più. Adesso riprendiamo la nostra autostrada, la costruzione. Allora vado a cercarmi, vedete l'icona della strada con le due freccette, vuol dire che strada, senso unico, perché vabbè, è un gioco americano, loro lo interpretano così, le loro autostrade, vedete, adesso prendo la parte curva per fare la curva. Sono una strada che va a nord e una che va a sud, o in su o in giù, detto volgarmente in bruttissimo italiano. Allora, cerco di fare un po' di curva di modo che non è proprio a spigolo, paurosissimo, non viene benissimo, non è facilissimo farlo senza mouse sulla console. Comunque si riesce di solito abbastanza a raggiungere una situazione accettabile, le ultime parole famose, e riusciamo, ce la faremo. Vediamo un po', mannaggia, facciamolo così, dai, per stavolta, se non riesco a farvi la guida e per registrarvi il video vi farei impazzire. Allora, vedete che vi lascio qui i segni di con il simbolo rosso, perché in questo momento qua non ho ancora dato la direzione. Allora, adesso vedete che riprendo la parte per costruire dritto, e adesso zoomiamo un attimino e cerco pian piano di portare la mia autostrada che dividerà tutte le varie zone, la lascio in mezzo alla mappa. E anche qua, allora, tornando al discorso, perché che invece gioca da un po' più di ore, adesso faremo magari diversi video, se avete richieste particolari chiedete, magari per evidenziare diverse parti del gioco. Questo discorso dell'autostrada io ho fatto diverse partite, l'ho visto in due modi. Allora, uno, di tenerla al centro, oppure se volete fare veramente una partita lunga e comprare due o tre zone, guardate di tenere sempre l'autostrada in mezzo, ma con già l'idea, quando iniziate a costruire, di che parte andare a collegare, di che parte di area aggiuntiva oltre a questa. Allora,
Allora, adesso vi faccio vedere qui. Adesso andremo a costruire anche qua, per questa zona qua che ho iniziato a fare residenziale, un piccolo raccordo per rientrare anche in questa fase qui nella nostra autostrada. Riprendiamo la parte per fare le curve con grandissima pazienza. Ecco qua, chiaramente per chi gioca sul PC è un attimino più agevolato a guardare con il mouse, con il joystick si fa un pochino più fatica, però comunque diciamo che accontentandosi un attimino si riesce lo stesso ad ottenere qualcosina di accettabile, dai. Chiaramente bisogna un attimino accontentarsi, oppure vabbè, andate sul dettaglio, fate un po' di prove con il tasto quadrato o il... potete comunque cancellare i vari pezzi, come vedete che faccio ogni tanto. Adesso riprendiamo la parte di strada con le due freccette, mi porto in parallelo ad avere la corsia che va dalla parte opposta dell'autostrada, quindi tengo una corsia che sale, una che scende, o comunque modo migliore, una che va a nord e una che va a sud. Allora, adesso danno tutte e due verso il basso, come vedete, mi dà questo, sembra questo errore qua con le T. Prendo quindi il cambia, avete visto, con la Y premuta, cambia direzione, riclicco come avete visto su ogni pezzo di strada, così mi porta l'interruzione alla fine. Così ho, vedete sulle frecce giuste, una corsia che va a nord e una che va a sud. Adesso qua vediamo di fare anche da questa parte un pezzettino di raccordo. Così, pian piano, abbiamo, come vedete, da una parte e dall'altra due entrate da due zone diverse. Io cosa faccio? Praticamente dovete pensare un attimino di costruire anche queste parti più o meno cercando di andare anche andando ad occhio per quello che poi dovrà servire nella costruzione successiva delle varie zone, quindi delle case, dell'industria e di tutto il resto, perché comunque la strada, come ho detto già più volte, è importante nel gioco, dargli la sua rilevanza, perché poi quando avete 5.000-10.000 abitanti, veramente ci sono tantissime macchine in giro. È vero che ci sono anche gli autobus e gli altri mezzi che poi magari devono fare una guida apposita da inserire. Comunque guardate sul canale, ci sono altri video su City Skyline che ho fatto qualche mese fa, dove magari anche per principianti potete già prendere qualche spunto. Domande o altro consigli, ho già detto più volte, chiedete. Ecco qua che allora abbiamo fatto una zona di ingresso e uscita in più della nostra autostrada. Poi non è finita qui, io adesso mi sono fermato in questo punto, ho fatto questo primo pezzettino di raccordo, poi la svilupperò ulteriormente, perché come ho detto non ho lasciato tutto libero per farvi il video come fanno in tanti, ma vi sto facendo vedere passo passo come andare avanti. Quindi pian piano vedrete anche nella seconda parte del video che andremo a caricare, l'autostrada la voglio far scendere fino a sud della mappa, e man mano che costruisco le varie zone la allungo, tanto allungare è un attimo. Ho sempre le mie due corsie, vedete, una sale e una che scende, vedete che le macchine iniziano a percorrerla nelle varie direzioni, quindi vuol dire che è stata impostata nel modo corretto, perché bene, avete visto, state attenti, ho usato il change direction per dargli le direzioni, se no avete quei simboli con la parte rossa. Spiegato vuol dire che va un attimo in crisi, perché dice vabbè, qui c'è un senso unico, se ben sapete non possiamo far andare a bocciare le macchine. Proseguiamo nella nostra costruzione, e cosa facciamo? Chiaramente costruiamo la nostra zona città. Allora, pian piano, come vedete, la mappa inizia ad avere tutte le sue belle zone costruite e si sviluppa il gioco. Adesso abbiamo già, come vedete, 10.000 dollari a disposizione come budget in basso, e abbiamo 1.446 abitanti in questo momento qui. I negozi, guardate che belli, si iniziano a formare. Ogni tanto è anche bello fermarsi nel gioco, rallentare la velocità e vedere i vari abitanti, le macchine, le varie costruzioni che ci sono. Comunque vedete, guardate che le piante sono fatte bene e c'è abbastanza un bel dettaglio. Certo, non è City Skyline 2, aspettiamo, adesso è stato rimandato, speriamo che esca presto, c'è un po' di bug, quindi hanno rimandato le versioni per console. I fortunati su PC devono anche sopportare un po' tutti questi vari errori che sono emersi nella versione. Quindi accontentiamoci di giocare a City Skyline 1, che oggi trovate veramente in offerta a prezzo scandaloso, sia sullo store che nei negozi. E avere la copia vostra, secondo me, ne vale assolutamente la pena.
Allora, eccoci qui. La nostra città ha già un bel po' di quartieri. Vedete che ci sono dei coni, dei ladri. Pian piano andremo a mettere anche la polizia. Ci vuole un attimo di pazienza. E allora, consigli, cose particolari, te l'ho detto per il momento, visto che la guida è dedicata sia ai principianti che a chi gioca almeno da una settimana o due, ho iniziato a vedere un po' i vari problemi, e per chi gioca da un po', consiglio, come vedete, seguite questa impostazione di tenere l'autostrada in mezzo a servizio di tutta la città. Nella seconda puntata, che caricherò dopo, andremo a vedere assieme perché fare questo e cosa servirà e i vari vantaggi che ho visto a tenere l'autostrada di servizio e non il resto. Allora, i ladri stanno veramente, si stanno divertendo, perché l'icona dei ladri stanno salendo a manette, ed è arrivato il momento di mettere la nostra polizia. Ecco qua, il nostro primo ufficio della polizia, che costa $12,000, quindi dovete avere soldi per ogni cosa, e questi servizi chiaramente un pochino costano nel gioco. Quindi non buttatevi a far tutto, andate per gradi. Quindi avete visto scuole, poi mettere il primo ospedale e poi ecco qua la prima polizia. Io non ho fatto, cerco di fare il minor finanziamenti possibile. Ecco che escono le macchine della polizia, scattano e vanno a prendere i ladri. Nelle varie case e nelle industrie sono usciti alla grande e per pian piano vedete spariscono le icone dei ladri. Ah, ciao ladri, avete finito di fare i furbi. Le nostre macchine da pulizia agiscono alla grande e andranno a coprire tutta la nostra area della città completa. Poi è chiaro che andando avanti, quando avrete 10.000 abitanti, non basterà solo un ospedale e solo una caserma della polizia. Poi andranno aggiunti chiaramente i vari servizi. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuta la prima parte del video. Adesso caricheremo poi anche la seconda parte, dove andremo un po' più nel dettaglio su alcune parti, sempre legate alle autostrade, servizi, i modisti e tutto il resto, parti che riguardano il nostro bellissimo City Skyline. Spero vi sia piaciuto il video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, ve l'ho già detto, siete quasi obbligati a usare il ditino. Un bel mi piace, dai. Costa pochissimo. Spero vi sia piaciuto. Domande, commenti e anche suggerimenti per me sono sempre ben accetti. Rispondo sempre a tutti. Ci vediamo sulla seconda parte. A tra poco, sempre sul mio canale. Ciao ragazzi.